Wanyu, in giro sono uscite alcune foto di alcuni giocatori, quindi del game face di alcuni giocatori sulla beta di FC 24. Oggi andremo a vedere insieme quindi qual è la qualità grafica, come sta lavorando questo nuovo motore grafico su FC 24, quindi vediamo quanto questi giocatori sono uguali o quanto sono diversi o quanto non ci azzecca proprio niente, fanno schifo. Ci sono alcuni giocatori, ho visto Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, Al-Nasr. Quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo. Prima di tutto però lasciate un like, un commentino con scritto secondo voi quanto è migliorata la grafica di questo FC 24 e ovviamente iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, diventate draghi su questo gioco. Non perdiamo altro tempo, come andiamo, Wanyu? Ce li ho casuali, quindi non so come mi capiteranno, le foto le ho salvate casuali. Andrò sempre di qua, perché di qua ho le immagini. Primo, bastoni. Il basto è identico. Forse un pochino un po' più grosso di viso rispetto a com'è nella realtà, ma è perfetto, uguale, identico. Identico, questa foto è marcia. Danilo, anche lui uguale, ragazzi, ma quanto è bella questa nuova grafica. Uguale. Spero ci siano altre foto dove si vedono meglio, però... è identico, impressionante. Guardate anche la maglia come si piega. Lautaro, sì. Ok. Lautaro, sì. Sì, ci sta. Capelli forse ce li ha un po' più sparati, però sì, anche... magari ci saranno altre foto dove si vede meglio, però perfetto. Perfetto anche... è Lauti. È il toro. Turam. Ok. Sì, sembra di sì. Non ho così ben la mente... la faccia me la ricordo abbastanza bene, quindi direi sì che assomiglia, ma qua l'hanno un po'... diciamo ringiovanito di faccia, lui sembra un po' più vecchio secondo me. Fasulo, fasulino, fagioli. Vabbè, clean, allora ragazzi, questo sembra che abbiamo fatto la foto a fagioli. Fa paura. Mamma mia, che paura. Chicco, Chiesa. Allora, Chiesa. Chiesa si assomiglia, però Chiesa, a parte che ha i capelli un po' più corti secondo me, ma lo fanno, cioè quando lo rifanno, anche l'anno scorso, non è che non assomigliava troppo, però... quando lo fanno sempre normale. Nella realtà Chiesa, secondo me, invece ha una faccia un po' da psicopatico, con tutto il bene che io voglio, lo amo, però la faccia un po' più da... Wanyu! Vuoi fanno un tiro? Vuoi fanno un giro panalo? Parola del genere. Mkhitaryan, che sembra Gollum, però si assomiglia, sembra proprio un impiegato appena uscito dall'ufficio, che deve andare a prendere i bambini dall'asilo, deve andare a fare benzina, la benzina sta a 2,10 € al litro e vuole solamente... andare a diciamo buttarsi da un ponte praticamente. Poi va a casa e c'è la moglie che lo inizia a gastemare perché non gli ha messo a registrare Temptation Island. Barellone, somiglia sì, che lo riconosci che è Barella, però secondo me non è così identico proprio. Pippo Kostic, ok, ma questo qua può pulire lo schermo sto animale. Vabbè, Pippo Kostic sì, uguale, onestamente uguale. Milik uguale, ma sono easy loro, molto easy. Dumfries identico, è identico, veramente identico Dumfries, cioè raga, cioè, salto qualitativo della grafica fuori di testa. Chi è, Castrovilli? Ok, qua siamo riscesi di livello perché non so se è Castrovilli o il bicio Gonzales, penso sia Gonzales, però se non l'ho riconosciuto subito non è bene. Ok, queste foto già sono migliori. Szczęsny, vabbè, identico, ma gli hanno fatto la foto. Ma hanno fatto la foto, raga, ma che qualità è? Che qualità grafica è? Ed è una foto fatta da un monitor, cioè davanti a uno schermo, non che lo stai vedendo in prima persona o uno screen. Anche perché penso non si possano fare. Gatti? Raga, hanno fatto gatti. Ma siamo seri. Guardate la barba e i capelli di Tomori. Ma guardate, si vedono i capelli bianchi. Si vede il brufolo. Oh, io impazzisco. Teo, vabbè, con le orecchie a sventola, perfetto. Però Teo col capello così buono non mi piace, lo voglio più monello. Voglio il capello più monello, così non mi attizza. Che cazzo è questo? Che è? Posega? È Posega questo? È Povega? Sembra, non so, uno che mi vuole bloccare in un vicolo buio e farmi delle cose brutte. Non lo so, dal baffo sembra Benacer, ma è Benacer che è appena uscito dalla terapia intensiva, credo, ragazzi. Non lo so. Cioè la qualità del corpo è giusta, guardate i riflessi della pelle, perché comunque si vede che adesso c'è il motore grafico sviluppato anche per gestire le luci, infatti lo dissero nel trailer, ve lo dissi anche nel video, e si vede perché guardate la pelle sembra viva, il giocatore sembra vivo, il problema è che questo che è vivo non è Benacer, è un'altra persona che vive al posto suo. Dai 5 euro per favore, chi è? Chi dovresti essere? Chi sei? Sespo? Chi sei? Chi è? Krunic con quei capelli? La Krunic non ha quei capelli. Però mi sa che è Krunic. Ragazzi, è Voldemort.
Ma è Voldemort o è la Orochimaru? Chi è? Ma guardate qua le palpebre, ma che... Ah, ma dormi, fra, vai a dormire. Chi è Messias dovrebbe essere questa lucertola, questo geco, sta magnotta? Vabbè, qua non ci siamo. Vabbè, e Giroud, il ragazzo che gli avrà fatto la foto, gli avrà fatto la foto da sotto perché la testa è gonfia, a meno che non ha sbattuto. Mamma mia, il principe! Mamma mia, quando sto gadasimato, c'è ste bone! Ma chiami la capite dritto come si muovono? Ma guarda che belli! Mutandine bagnate. Ok, cambio mutandine, pausa. Cambio mutandine. Vabbè, lui va preso in squadra anche se riesce a trovare Mbappé che può fare l'ala sinistra, lui va tenuto in squadra. Perché con quel capello che si muove vale tutto. Ok, Rui Patricio così, pam, nei denti. Vabbè, assomiglia a Rui Patricio. Ok, Mancini, incazzato nero, perfetto, lui i denti, arrabbiato che ti vuole dare le saccagnate nei denti. Smalling, ma no ragazzi, che qualità Smalling, Smoldini. Ma poi tutti i brufoli li hanno fatto. Perfetto, sia Zalewski, non è ugualissimo, cioè un Zalewski versione cattiva, non so. Però dai, ricorda, i capelli non fanno impazzire, però ricorda, dai. Ragazzi, ma che cos'è? Un uovo? Una padella? Che cos'è? È gonfiato ad elio. Bro, cos'è? Hai mangiato troppo lievito? Non so, si è mangiato un nido d'api, bro. Si è gonfiato, intollerante al lattosio lui. Vabbè, Spinazzola sembra un tronista. Guarda che capello laccato di Spinazzola, madre de Dios. Mo è uscito Varvire. Bella fresca questa testa. Bravo Spina. Mamma mia. Con questi occhi di ghiaccio. Cambio mutandine di nuovo. 2 in 20 secondi. Madre de Dios. Che uomo. Che buono. Paolo Dybala. E magno. Pellegrini sotto effetto di crack. Perché guardate quanto è dimagrito. Però è pelle. Non ci può di niente. Anche barbetta di pelle. Dai, è lui, diciamo, dimagrito per via dell'astinenza dalla droga, però... Allora, ragazzi, io questo so chi è, perché mi è stato detto chi è, ma provate a indovinare nei commenti chi è, non lo indovinerete mai, secondo me. Vi lascio 3 secondi. Ok, fine. Ragazzi, è Di Lorenzo! Ma chi è? Da Breaking Bad, uno spacciatore messicano questo. Ma Di Lorenzo dove? Di Lorenzo nell'altro mondo, dove non è diventato calciatore ed è finito nel cartello di Medellin. Cioè, non ha senso. Ma che cos'è? O è un ragazzo che fa il cosplay di Gesù Cristo, oppure è Gesù Cristo che fa il cosplay di Mario Rui. Penso più la seconda. Comunque dovrebbe essere Mario Rui, diciamo, ricorda qualcosa, ma... No, penso... Non so, Mario lui 20 anni fa, forse, poi con i capelli un po' marci. Vabbè, questa qua è la foto che hanno sul comodino immobile Lobotka, perché vivono insieme qua, anche se lo stanno... Boh, si è vista che... Come queste due cose si stavano dicendo. Identici però, dai, uguali, niente da dire. Zambone Anghissone, è uguale, anche il tatuaggio, perfetto, solo che ora mi sa che si è fatto crescere i capelli. Oh no, siete tagliati, tifosi napoletani, ditemelo nei commenti. Capito chi è, ragazzi, non può essere lui. No ragazzi, non ci credo. Dai, ma spero che anche per lui magari non hanno fatto in tempo a finirlo, a farlo, e non l'hanno messo nella beta, perché questo non può essere Osimhen, ragazzi. Questo qua, cioè, è Osimhen di Wish, quando ti arriva a casa, cioè Osimhen, cioè, oppure Osimhen con 2 M. No, non può essere lui, dai ragazzi. Vabbè, non spero non sia così sul gioco, perché altrimenti vado a Napoli e facciamo un casino, insorgiamo tutti quanti insieme. Protesta, scuole chiuse. Oh, Guaradona, si uguale, sfaccimma il giocatore, ma quando si bella. Beh, uguale, seriamente, uguale. Famiglia un po'. Niente, l'anno scorso lui non aveva il game face, cioè l'hanno tolto a tutti gli altri, tipo Osimhen non l'hanno fatto, hanno fatto lui, vabbè, secondo me ne inseriranno tutti. Rabiot, dai, si assomiglia a Rabiot, cazzato come una bestia il cavallo pazzo, però dai, ci sta, si assomiglia, capello bello fluido, mi sa che anche il suo si muove, che è una bellezza. N, mamma mia, non assomiglia tanti, cioè è perfetto, più in dettagli, anche la pelle, come sembra viva,
Però secondo me non assomiglia tantissimo dallo sguardo. Però sì, ma è Brozovic identico, sembra che abbiamo fatto la foto. Madre di Dios, guardate il brufolo scattato sotto il labbro. Madonna, il Sium. Vabbè, il Sium lo ringiovaniscono sempre col cappello laccato. In realtà mo c'è le unghie, sta tutto tirato così. Però vabbè, è il Sium. Dietro intravedo anche un Locatelli che sembra uguale, quindi buono anche il Luca. Koulibaly uguale, vabbè, ma lui era già fatto bene sugli altri, se non ricordo male. Milinkovic-Savic identico, guardate anche la sfumatura del capello al millimetro, sembra la maglia dell'Inter. Non so se è Frattesi o Di Marco ai quali non hanno voluto mettere il game face e quindi hanno messo il primo spadriato che avevano nel database, però credo sia uno dei due. Penso Di Marco, penso Di Marco, perché c'è un po' di barbetta. Frattesi non ha la barba. Ok ragazzi, queste erano le prime immagini dei giocatori su FC24, quindi della loro grafica, di come gli assomiglia, di come sono stati fatti, di come sta lavorando questo motore grafico. Anche le magliette erano ben animate, si vedeva l'immagine delle magliette piegate in base alla posizione, quindi figo. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è quello fatto meglio e qual è quello fatto peggio, ma penso che quello fatto peggio sia Osimhen o Di Lorenzo a mani basse, quindi con il premio. Scrivetemelo nei commenti ovviamente, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ragazzi, fate la sub, no, iscrivetevi, ciao ciao.